of the dunk through my head. The city I can never outplay. No man is ever with all the river. You're all the system. Allora, il piano di tre acque non indica dove gli investimenti, dove va il depuratore, non indica questo. Indica com'è la situazione di criticità. E quindi, essendo stati a depuratore di Valpolcevera, che funziona per adesso, la criticità del depuratore di Valpolcevera è zero, ma per forza che deve essere zero. Perché se noi mettiamo uno o due sul depuratore di Valpolcevera, noi siamo automaticamente in infrazione. Automaticamente noi inseriamo in questo piano l'1-2, non ti parla di DAC qua, attenzione, parla del depuratore Valpolcevera, che è sottoscritto, è stato 3 giorni fa a visionare, che a quanto pare i tecnici mi hanno detto che funziona, e quindi il piano di tutela delle acque riflette la criticità delle acque di depurazione. Dire c'è un depuratore lì? No, e allora in quella zona lì ci va priorità 6. Qua c'è un predepuratore, c'è un depuratore che funziona e quindi ci va a priorità zero. Altra cosa, e non bisogna strumentalizzare, cioè non bisogna mischiare tutto quanto, altra cosa è l'investimento. E il DAC viene trasferito, cioè il DAC viene fatto perché c'è il farmacodotto della Volpara, che è per questioni di salute e per questioni anche tecniche, per questioni di ottimizzazione, perché dovete sapere che parte dal Pintavaglio il condotto, fa la darsena, arriva fino al Polcevera, arriva fino al Conigliano e accentra tutto lì, perché si chiama linea D, la famosa linea che riguarda un po' la costa, una parte della costa. Allora, non si può fare di tutto, mischiare tutto, qua bisogna definire due cose. Una, che il 31 dicembre 2012 il questionario biennale che è stato mandato, in data 2012, dice che l'impianto di Valpolcevera è criticità zero, cioè non ci sono criticità. Allora, questo è stato recepito, anche perché dentro questo piano, in fondo, scusi, un ad-hoc, non lo vedo, c'è scritto, forse l'hanno sfuggito, allo stato attuale il programma di misure di percolettamento e depurazione delle acque reflue, qui stiamo parlando di depurazione urbane legato al servizio idrico integrato, più nello specifico ai piani d'ambito, ai programmi e interventi in capo agli enti di governo dell'ambito, quindi città metropolitana, sono ancora quelli provati antecedentemente ai criteri di priorità individuati nel presente, quindi sono antecedenti, quindi no, hanno preso per buono. E quindi adesso è aggiornata al 2015, ma se dice che è in contrasto di piano, il contrasto di piano, ma non è in contrasto di piano, perché il piano di tre acque deve dire se in quella zona c'è o non c'è depuratore, e in effetti c'è depuratore, voi state mischiando depuratore centrale con la criticità delle acque. No, non sono musse, è questione delle acque. Allora venite voi, in data 27 aprile, dopo un mese, ha stanziato 4 milioni per 2016, 4 milioni per 2017, 5 milioni per 2018 e 7 milioni per 2019. Allora, città metropolitana, in data 27 aprile, cosa ha detto? Doveva dire no, perché ha visto il piano d'ambito, perché ha visto lo zero su Valpolcevera, che la Valpolcevera non c'entra un cavolo, è l'impianto che dice che è zero criticità, perché in effetti c'è il depuratore lì. Altra cosa è dire che il DAC viene fermato, sono tutte strumentalizzazioni e le respingo al mittente. E in più vi volevo dire, dove eravate tutti quando i cittadini hanno fatto la campagna? Non ce n'è uno di voi, nessuno. Dove eravate quando ci sono i malati di cancro? Da liste ci sono 2.400 malati di cancro nella zona. Come la parte quando mi ha fatto per riposta di cancro e la denuncia della tua cura? Lo sapete che c'è una sentenza penale, la prima nella storia della Volpara, dopo 50 anni, che dice sì, emissioni pericolose. Ma dove eravate voi? Ci sono pagati i cittadini di esposto alla procura? Se sono pagati, adesso venite qua e fare il teatrino, non vi sta bene. Don't come through my head.
Bethlehem, the city I can never outplay. Rome, I'm a Stanford.